fronte li va a prendere, perché quando c'è una guerra non ci si può solo limitare a condannarla con gli atti formali. Gli atti formali vanno fatti, le condanne vanno fatte, ma poi bisogna che ognuno faccia la sua parte anche concretamente. Noi siamo qui e loro sono già là che ci aspettano, ma noi stiamo arrivando. Lei fa questo lavoro da tanti anni, aveva mai visto una situazione simile? Queste famiglie, le prime famiglie che abbiamo ricevuto sono arrivate veramente con nulla, avevano sacchetti con loro, con pochi effetti personali dentro. Una situazione del genere anche dal punto di vista sanitario non eravamo abituati. My name is Natalia Vilkuba-Jurian. Yes, and I am representing Life Without Leukemia. It's a parent association of children who had oncological diseases, and we help these families in Moldova. But now, due to Ukrainian crisis, we also decided to help Ukrainian families who need help. We have very different kind of patients. Some of them come from the hospital, some of them come from the supportive treatment, and some of them received their oncological diagnosis very recently, but due to the fact that hospitals are destroyed there, it is an urgent matter to transfer them to a better hospital as soon as possible. I left my little son, he's 3 years old, with my parents. They live in Odessa region. Okay. But my husband, he left in Nikopol, and he works at plant and must to high our economical. Ragazzino che non è stato bene in aereo è stato stabilizzato in aereo, adesso è partito con l'ambulanza, ovviamente va dritto in terapia intensiva, e poi da lì cominciamo a capire come sono le condizioni generali. È un bambino nuova diagnosi, e quindi un bambino per il quale è importante cominciare al più presto l'iter terapeutico. In questa missione parliamo fondamentalmente di tumori solidi, di due linfomi, di una leucemia e di un bambino con una grave insufficienza epatica, una bambina anche curata che deve andare in conto al trapianto di fegato. La missione è compiuta, pronti a fare tutte quelle che servono, augurandoci che non ne servano più, che la guerra finisca oggi stesso, però pronti, se sarà ancora necessario, a ripartire. Perché questi bambini qua, se uno non li va a prendere, non possono scappare dalla guerra. Se uno non li va a prendere, non possono essere curati. Se uno non li va a prendere, non può salvare loro la vita. Le mamme, ho detto che vanno in uno degli ospedali migliori d'Italia per curare i loro figli. E ho trovato nei loro occhi la speranza, la riconoscenza, la grande dignità di persone che sono costrette incolpevolmente a dover chiedere aiuto.